Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video. Siamo qui oggi con l'apertura della Teen spettacolare Pikachu e Zekrom GX della Teen Tag Team. Eccola qui, GX Tag Team Teen. Vabbè, insomma, sembra uno scioglilingua, quindi hashtag GX Tag Team Teen, se ci riuscite, spettacolo. Ma adesso togliamo subito la pellicola perché voglio andare subito a fare lo spacchettamento. Eccolo qua, pellicola, diciamo, intaccata. Adesso possiamo toglierla così vediamo bene l'artwork della Teen, perché con la pellicola non si vede molto bene, come già saprete. Allora, Tag Team GX Teen di Celebi e Venusaur aperta, Tag Team GX Teen di Snorlax GX aperta, e questa è l'ultima delle tre. Le altre due sono andate spettacolarmente bene, quindi mi raccomando, andate a vedere il video. Ma adesso apriamo questa Teen e vediamo cosa c'è. Però vi voglio far vedere l'ultima volta che miseria, non so, dislessico. Vabbè, insomma, Zekrom e Pikachu che mettiamo qua. Adesso estraiamo la carta promozionale. Eccolo qui. Queste tine sono fatte benissimo, ragazzi. La carta esce con una facilità spettacolare. Poi la carta codice che togliamo. Vediamo Pikachu e Zekrom GX Full Art. La chiamo Full Art. Sun and Moon 168. Artwork bellissimo. Mettiamola subito nella sleeve prima che si rovina. Eccola qua. Voilà. La posiamo qua dietro. Poi prendiamo, attenzione non cadere, abbiamo 4 pack, 2 sono gioco di squadra, 1 tuoni perduti e 1 guardiani nascenti. Posiamo un attimo qua dietro, poi prendiamo solita medaglia, diciamo, GX alleati. Dietro c'è scritta la solita cosa, fabbricato in Cina, made in China, e lo mettiamo qua dietro. Ma adesso attenzione, perché è il momento dello starnuto, ragazzi. Allora, rimettiamo, vabbè, questa la buttiamo, richiudiamo, buttiamo pure questo, affancino, richiudiamo la Teen, mettiamo qua dietro lo sfondo, mettiamo questo qui, carta promo qui, e siamo pronti, ragazzi, siamo pronti per andare con questo spacchettamento. Mettiamo questo per ultimo, Zekrom e Pikachu va per ultimo, ragazzi, per completare bene tutto l'artwork delle Teen. Abbiamo Guardiani Nascenti, Non Erduti e gioco di squadra. Iniziamo subito con Guardiani Nascenti, che è un'espansione che a me fa schifo, e vediamo cosa troviamo. Allora, pacchetto che buttiamo, carta codice che togliamo, e trick a 4 che trickiamo. Allora, e andiamo con energia, allenatore Akamu, Machop, Trubbish, Delibird, Yangmon, Taillow, Gotorita Reverse, attenzione, e gli Oli Scherano. Te l'ho detto, ragazzi, questa espansione fa schifo, ma se lo dico che fa schifo, fa schifo. Comunque, secondo pack, tuoni perduti, ragazzi. Qua voglio trovare un bel Lugia GX Hyper, subito così, senza... Attenzione, c'è qualcosa veramente. C'è qualcosa veramente. Voglio vedere, voglio vedere. Carta codice che togliamo. Trick a 4 che trickiamo. Andiamo subito a vedere qual è la carta buona, ragazzi. C'è qualcosetta, eh? Energia. Allenatore. Kecleon. Allenatore. Meow di Alola. Capchu. Tangela. Vulpix di Alola. Snubbull. Allenatore reverse, attenzione, Genesect GX 130 di 214. Ci sta, ragazzi, un Genesect normale GX, che io mi sa che avevo quello full art e quello hyper, e questo GX normale mi mancava, quindi paradossale la situazione, ragazzi. Subito GX, sì, buonanotte, vabbè, avete capito, bellissimo, dentro la sleeve, eccolo qua. Ragazzi, queste Teen mi piacciono un botto, cioè i pull sono fantastici, ogni pacchetto, diciamo, c'è quasi in ogni pacchetto una buona carta. Quindi adesso andiamo subito con Sole e Luna gioco di squadra. Ragazzi, sappiamo tutti che il pool del gioco di squadra è sempre un po' tosto, perché è difficile trovare delle buone carte, soprattutto tante buone carte se compri il box. Ma attenzione, sembra che ci sia qualcosa di prisma. Carta codice che togliamo, trick a 4 che trickiamo, e andiamo con, attenzione, attenzione, energia, Rapidash, allenatore, Tentacool, Grimer, PJ, Dratini, Ponyard, e attenzione, mercato nero prisma, spettacolare, che forse, no, senza forse, questa mi mancava, la 134 di 181. E per finire, Zanguso olografico 132 di 181, che mi mancava, quindi 132 e 134, ci mancava solo la 133, ragazzi, siamo durante una di fila. Comunque, mettiamo subito queste due carte nella sleeve, perché mi mancavano tutte e due. Molto bene, molto molto soddisfatto di questo pull. Mettiamo Zangoose qua sotto, anche se sarà coperto dalla mia faccia, poverello, mi dispiace, però non c'è spazio. Poi mercato nero dentro la sleeve, che mettiamo subito qua dietro,
vicino a Pikachu e Zero. Tanto adesso andremo ad apprendere questo pack. Eccolo qua, è Zangoose e casca, ma lo lasciamo così perché si vede meglio. Andiamo con quest'ultimo pack di questa team, Pikachu e Zero GX. Speriamo che almeno quest'ultimo pack ci dia. Ragazzi, questo è tristissimo, non si voleva aprire. Questo è un segno del destino? Segno del destino, un segno del destino, dell'intestino, non si sa. Non ho visto niente. Carta codice che togliamo. Trick a 4 che tricchiamo e andiamo subito con quest'ultimo pack. Energia. Allenatore. Golduck. Doublade. Dratini. Poniard. Grimer di Alola. Ponita. Marip. Nidorino reverse. Attenzione. Boh, non ci ho preso. Attenzione. Boh. Ma che raro. Ma che raro. Ma che raro. Ma raro di che? Ma che raro. Capito? Ma che raro. L'avete capito? Vabbè, forse la mia non la spiegavo. Lasciavo perdere. Comunque, vabbè. Per questo pull è tutto. È andato bene, ragazzi. GX, Prisma e Tosse. GX, Prisma e Holo. Tutte e tre che mi mancavano. Cosa chiedere di più da una team di 4 pacchetti? Niente. Però, carta promozionale spettacolare. Pikachu e Zekrom GX Full Art 168. Tanta roba. E comunque, anche queste team da esposizione sono molto belle. Quindi, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, perché ci sono moltissimi video già pubblicati sul canale da vedere, più altri video che pubblicherò in futuro. E niente, per oggi è tutto, like, subscribe, share, è tutto quello che volete.